Allora, siamo in Raffaelli e Capitanelli, concessionaria Peugeot di Iesi, siamo in compagnia di Ale. Ciao, buongiorno, buongiorno. Allora, oggi parliamo di, non 208, perché dietro di te vedo il totem 208, ma ci aggiungiamo uno zero e come avete visto, oggi parliamo di 2008. Ale, che mi dici? Allora, questo è l'ultimo modello, diciamo, ultimo nato di casa Peugeot. Riprende, diciamo, alcuni punti forti appunto della 208 che dicevi, però qualcosa di diverso, qualcosa che in gamma noi non abbiamo mai avuto, perché diciamo che Peugeot ha voluto creare sul segmento B una vettura diversa dai soliti station wagon monovolumi. Ha creato un crossover, quindi linee accattivanti, grande spazio interno, in dimensioni esterne però contenute. Siamo sui 4,16 metri di dimensioni complessive, ma vedremo poi che invece all'interno sembra di stare in una macchina molto più grande. Quindi diciamo si chiama City Crossover perché sì, mette insieme, no, le esigenze. Bravo, la praticità di un'auto da città con gli spazi però di un crossover, quindi possiamo dire un piccolo SUV, quindi rialzato da terra, posizione di guida alta e tutte quelle caratteristiche che lo rendono oggi, diciamo, un tipo di vettura che è leader di mercato, perché oggigiorno sta prendendo sempre più campo come tipologia di auto. Anche perché può andare bene sia per la famiglia che per un giovane. Va bene per tutti, va bene per la famiglia perché ha gli spazi interni, va bene per un giovane perché ha delle linee sportive comunque moderne, innovative, quindi diciamo che si propone un po' a tutte le fasce di età e a vari tipi di esigenze. Ok, allora diamo un'occhiata alle caratteristiche, quelle più nuove, più innovative. Sì, esatto, allora partiamo dal frontale, sì. Ok, la nuova immagine di marca, quindi anche qui riproposto il nuovo logo con l'inserto Peugeot sopra la calandra. Qui si nota subito l'impronta SUV. Sì. Ok, quindi con il muso squadrato, lineare, rialzato, calandra diciamo ben in evidenza, e appunto questa è una delle prime caratteristiche che possiamo vedere, così come la sparafangatura sotto. Fa un po' vedere bene? Qua, tutta ecco qua. Questa parte sotto, sì. Tutta questa parte qui. E poi spostandoci verso il vedo lato, anche, scusate, vedo anche i fanali che comunque sia hanno un disegno leggermente diverso al solito, anche questa è stata un'innovazione. Sì, sono diciamo leggermente rimpiccioliti per dargli un carattere un pochettino più sportivo. E poi qua includono su questa banda qui, come per 208, la fanaleria LED delle luci diurne. Chiaro. Poi spostandoci qua, altra caratteristica SUV, il passaruote, fa un po' vedere bene, rialzato e squadrato, come vedete ci fa un palmo squadrato, questo sempre per dargli un'idea di altezza da terra. Come pneumatici, che caratteristiche hanno? Pneumatici queste? Allora qui vediamo dei cerchi da 17 con le gomme estate inverno, quindi con le M più S, col vantaggio che non vanno sostituite d'inverno, sono a norma di legge, quindi posso tenerle su tutto l'anno senza incorrere in sanzioni, anche dove è previsto l'obbligo di gomme termiche. Ok, posso eventualmente mettere gomme tradizionali, le catene? Tipi di gomme, anche le catene eventualmente se serve. Però poi vedremo che su un'auto come questa nel 99% dei casi non serve, perché è anche dotata del grip control, la motricità rinforzata che permette di muoversi in sicurezza su ogni tipo di terreno. Okay. A proposito di crossover, appunto. Proseguendo, puoi far notare tutta questa fascia cromata sotto, che appunto serve sempre a rinforzare l'immagine, dargli un carattere più solido, più robusto. Io vedo qua 5 porte, 2008 scusa, è solo esclusivamente 5 porte, sì, giusto? Ovviamente sì, perché tanto è un'auto spaziosa, spaziosa, certo. Appunto, certo. Quella è una caratteristica, quindi
assolutamente. Facciamo un attimo vedere l'apertura, la soglia d'ingresso, come possiamo notare la seduta comunque rialzata, quindi in ogni caso qui stiamo su una posizione di guida elevata da terra, dominante, sia conducente che passeggero. Ok, vedo anche la forma del tetto, no? Sembra quasi avere proprio una curva, esatto, rialzata. Ha una curva che serve appunto a rialzare la vettura, e poi ingloba queste barre al tetto sopra, sono di serie, e anche queste servono appunto per dare più fluidità alla linea, oltre che all'utilità pratica di eventualmente montare un portapacchi sopra. Okay. Come vedi, l'altezza complessiva da terra, mi sposto un po' più distante così si vede meglio, non è particolarmente elevata. Ok, questo da alcuni è stato sottolineato come una carenza, se vogliamo. In realtà non è così, è stato fatto perché questa è un'auto, ok, è un crossover, ma che si deve gestire, deve costare come, tra virgolette, un'utilitaria, quindi aerodinamica al top, pesi contenuti, possibilità di motori più piccoli, come poi vedremo. Quindi ecco, l'aspetto sì di un SUV, ma la praticità di un'auto, tra virgolette, economica. Bene, bene. Okay. Il fatto, Ale, che vedo qua, per esempio, sopra allo sportello posteriore, questa cromatura è dovuto al fatto che stiamo vedendo in questo caso la versione più accessoriata, sì, oppure c'è in tutte... Beh, ora stiamo vedendo sì la versione più accessoriata, che comprende diverse parti cromate, questa è come quella che hai visto sotto, anche la calotta degli specchietti, e quindi... Sì. Esatto. Ok, proseguiamo il nostro viaggio nella parte posteriore. Posteriore, diciamo un mini spoiler, sempre per dar carattere di sportività. Fai notare anche la parte posteriore del paraurti, anche questa sporgente con la protezione sotto, utile sia in città, ossia se andiamo su strade un po' più sconnesse. Ok, vedo qua praticamente il fanale che ricorda quella della sorellina o della cugina più piccolina. Sì, riprende direttamente dalla concept car che realizzarono, diciamo, dal quale poi si è sviluppato il progetto definitivo. Sono riusciti a mantenere questa sagomatura particolare. Qui c'è un faro LED ad artiglio che lo rende immediatamente distinguibile anche da dietro. E qui mi sto soffermando sul bocchettone del rifornimento, è vicino al bagagliaio, quindi la domanda te la faccio. Vabbè, questo è un diesel, però nelle versioni a benzina è possibile avere 2008 a metano GPL? Sì, assolutamente sì, i motori sono gli stessi del 208, dove lo montiamo già da un anno abbondante, sia 1200 che 1600 si possono mettere sia a metano che a GPL. Perfetto, perfetto. Va bene. Poi vai, già che ci siamo. Fai vedere anche l'apertura posteriore, ampia, ospita diciamo due posti comodi, volendo tre. Quindi omologata per 5. Esattamente. E infine uno sguardo intanto al posto guida, dove anche qui si nota subito l'accuratezza degli interni, che poi però vedremo meglio nel dettaglio. Nel dettaglio dopo. Benissimo, benissimo. Ok. Ale, per adesso ti ringrazio. Grazie a te. Appuntamento qui a Iesi, alla Raffaele Capitanelli, per chi volesse più informazioni. Sì, assolutamente. Magari anche fare un giro. Un giro di prova, esatto. A presto, grazie. Arrivederci. Ciao, ciao.